sopra. Male la cervicale. Parte alta, parte bassa. Collo, schiena fino alle braccia. Ma si ferma alle spalle o scende no, giù? No, scende fino qua. Fino al gomito? Sì, tutto qua. Ma a livello lavorativo hai fatto qualcosa di più, no, di sforzo, tutto uguale, identico. A livello di postura, quello che si può vedere, nel suo caso si vede guardando di profilo, è la posizione del capo, che è leggermente in avanti, okay, rispetto alla linea che dovrebbe essere. Considerate che in teoria il punto dove c'è il meato acustico interno, trago dell'orecchio si chiama, punto di repere, dovrebbe stare sulla linea della spalla, ok? Vedete che è un pochettino più in avanti. Quindi questo vuol dire che ci sono sicuramente delle tensioni in accorciamento in avanti e delle tensioni in eccessivo allungamento della parte posteriore. Le braccia sono portate un pochettino più in avanti con le spalle in intrarotazione, lo si vede anche dall'atteggiamento delle braccia e dal gomito che punta verso l'esterno al posto che essere un po' più in questa posizione qua. Quindi sicuramente lavoreremo su questi aspetti. Un bel respiro grande. Fai ancora. Fuori. Porta le braccia da davanti fino su al soffitto. Giù. Ancora. E anche una rettilineizzazione dell'rachide dorsale, quindi questa parte qua un po' più dritta rispetto a quello che dovrebbe essere. Le scapole sono un po' abdotte, quindi tendono ad aprirsi verso fuori. E questo le porta anche in leggera chiusura anteriore. Pancia sopra. Un'indicazione anche di tensioni che si possono sviluppare, per questo è importante comunque che il paziente sia vestito in modo adeguato, perché comunque si deve sentire la consistenza del tessuto. A livello proprio un po' più scientifico, quello che tutta la palpazione ci dà delle informazioni. Ovviamente non abbiamo una valenza che può essere poi ripetibile tra tutti, perché ognuno di noi come professionisti ha delle esperienze un po' diverse, quindi ci dobbiamo basare anche sul dolore che riferisce il paziente. Il suo dolore, che ci ha descritto, un dolore a livello cervicale, di spalle, quindi passaggio cervico-dorsale e braccia. In questo caso la cernia cervico-dorsale sarà quella che sicuramente andremo ad indagare un pochettino di più. Se hai fastidio dimmi, eh? Mm-hmm. Sensazione piacevole o spiacevole? Thank you.
addosso morbidissimo. Sempre morbido. Ok, pancia sopra. Molto fastidio. Fai qualche respiro un po' più grande del normale. Di tutto, fuori, 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 bravo. Fuori. Il diaframma toracico importa tantissimo, anche per il dolore della cervicale. Il centro frenico del diaframma è innervato dal nervo frenico, che è un nervo di derivazione cervicale. Considerate che è una tecnica così sul diaframma, è abbastanza intensa, non è proprio, quando c'è un diaframma molto molto rigido, non è proprio piacevolissimo. In realtà ci può stare perché di qua sei un pochettino più rigida. Tu hai più fastidio sul lato destro in generale o non cambia? Sì. Sì? Di qua. Se si è sentito. Allora. Su Martina utilizzo un tape un po' particolare, si chiama Dynamic Tape, è fatto di un tessuto diverso rispetto al solito tape, quello colorato di cotone, al kinesio. È un tessuto sintetico che funziona proprio come un elastico e quindi la sensazione che le voglio dare è quella di una maggiore apertura di spalle. Allora, la collana la possiamo mettere così. Così, così è perfetto. Io utilizzo sempre uno spray per disinfettare, ripulire bene la cute prima di applicare un tape. Primo ancoraggio,
e poi mettendolo un po' in tensione. Solleva tutte e due le spalle verso le orecchie, su, così, voilà. Il più su che puoi. Sali, 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 sali ancora. Ok, così, perfetto. Un pochettino di tensione. La sensazione è che dovresti avvertire quando ti tira un pochettino indietro, funziona proprio come un resto. Sì, lo sciogli un po', in 4-5 giorni potenzialmente. Ok, sei come nuovo.